Un treno ad alta velocità dell'Amtrak è uscito dai binari dopo l'urto con un'escavatrice. A bordo del convoglio, partito da New York e diretto a Savannah, c'erano 341 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto a sud di Filadelfia. La linea è stata sospesa per alcune ore. Una trentina è feriti, 2 sono morti in ospedale.